ti do il benvenuto a questo nuovo video. Io sono Emanuele e questo è il canale Utilizzo Professionale di Microsoft Office. Oggi parliamo di una funzione recentemente introdotta in Excel, la funzione Cronologia Azioni, attualmente disponibile per tutti gli abbonati nella versione Microsoft 365 dopo un lungo periodo di beta testing. Questa funzione permette di recuperare le serie storiche delle quotazioni dei titoli azionari e del cambio tra valute, comprese le criptovalute. Si tratta di una funzione matrice dinamica che quindi restituisce il risultato su un intervallo di dati e presenta diverse funzionalità interessanti. Andremo a scoprire il significato dei diversi argomenti, come evitare che ci restituisca errori nel caso in cui il dato non sia disponibile, e come sfruttare le funzionalità dinamiche della funzione, ossia la possibilità di lavorare sugli intervalli. Insomma, cercheremo di approfondirne tutti gli aspetti. Siete curiosi di scoprire come avere sempre a portata di mano la valorizzazione del vostro portafoglio azionario? Ve lo spiego subito dopo la sigla, ma nel frattempo mettete un like a questo video e iscrivetevi al canale in modo da rimanere aggiornati con tutte le prossime novità. La funzione Cronologia Azioni è una funzione disponibile nella versione Microsoft 365 di Excel che permette di restituire all'interno della cartella di lavoro in un intervallo dinamico le quotazioni di un titolo azionario o il cambio delle valute. Gli argomenti necessari per questa funzione sono i primi due. Il primo è stock, ossia il titolo, e dovrà essere inserito con la sigla, il ticker, abbinato all'azione. Nel caso del titolo Microsoft, la sigla è MSFT, che dovrà essere inserita tra virgolette. Il secondo argomento è la data di cui vogliamo ottenere la quotazione. Anche questa dovrà essere inserita tra virgolette e inserisco il 1° giugno 2022. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che trattandosi di una funzione matrice dinamica restituisce il risultato su un intervallo bordato di azzurro con le informazioni della data e della quotazione di chiusura e le intestazioni. Questo è il funzionamento di base della funzione. Ovviamente gli argomenti non devono per forza essere digitati a mano all'interno della funzione, ma come per tutte le altre funzioni possono puntare su delle celle d'appoggio. In questo caso vado a sostituire l'argomento stock, il titolo, con un puntamento alla cella 1 e la start date alla cella B1 e otterrò la quotazione del titolo Microsoft al 13 gennaio del 2000. La funzione cronologia azioni permette anche di ottenere la serie storica appunto delle quotazioni. Sarà sufficiente andare a specificare il terzo argomento, l'end date, che di default è uguale allo start date e quindi restituirà la singola data. Ma se specifichiamo una data di fine, in questo caso il 20 marzo 2022, la funzione restituirà la serie storica del titolo Microsoft di tutte le chiusure dal 3 gennaio 2000 al 18 marzo 2022, circa 5.590 records, saltando le date in cui il mercato azionario era chiuso, come ad esempio l'8 e il 9 gennaio del 2000. In questo caso mi restituisce la serie storica delle chiusure giornaliere, ma modificando il quarto argomento posso scegliere se avere la chiusura settimanale, inserendo 1, oppure mensile. Se selezioniamo appunto 2, vediamo che i dati restituiti sono molto di meno e presenta appunto l'informazione della quotazione di chiusura di ciascun mese dell'intervallo selezionato. Ritorniamo alla quotazione giornaliera e quindi possiamo inserire 0 oppure omettere l'argomento. Il quinto argomento ci permette di scegliere che cosa vogliamo nell'intestazione. Di default mostra l'intestazione data chiusura in questo caso. Oppure possiamo scegliere di non avere alcuna intestazione inserendo 0, in questo caso avremo solo i dati senza intestazioni, oppure inserendo 2 avere un'intestazione che presenta anche il ticker del titolo, in questo caso Microsoft nel mercato Nasdaq. Se omettiamo l'argomento viene inserita l'impostazione di default che è appunto l'intestazione dei campi senza il ticker dell'azione.
La funzione cronologia azioni permette di recuperare non solo l'informazione della chiusura, ma anche le informazioni relative all'apertura, al massimo, al minimo e al volume scambiato. Sarà sufficiente andare a personalizzare le proprietà inserendo i diversi codici abbinati a ciascuna informazione nell'ordine in cui vogliamo che ci venga restituito. Ad esempio, se vogliamo avere la data, inseriamo 0, poi l'apertura, inseriamo 2, il valore massimo 3 e il valore minimo 4 e infine la chiusura, inseriamo 1. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che ci viene restituita l'informazione relativa a ciascun giorno del titolo Microsoft per appunto l'apertura, il massimo, il minimo e la chiusura. È da notare che i dati espressi in valuta riportano la valuta di riferimento, in questo caso il dollaro. Ma se vado a selezionare un titolo scambiato sul mercato italiano, vedremo che appunto la valuta verrà modificata. Al posto di dover digitare diversi codici all'interno della cella 1 per modificare l'azione di cui voglio che mi venga restituita l'informazione, potrei generare un menu a tendina partendo da questo elenco dove ho inserito i diversi ticker abbinati a aziende quotate sul mercato americano e sul mercato italiano. Vado quindi all'interno della cella 1, mi sposto nella scheda dati, gruppo con valida dati. Tra le opzioni scelgo elenco e come origine vado appunto a puntare sull'intervallo dei miei ticker. Confermando con OK, in questo modo mi comparirà un menu a tendina che mi permetterà di selezionare tra le azioni appunto di cui voglio mi venga restituita l'informazione. Se seleziono un'azione scambiata sul mercato italiano, vediamo che la valuta di riferimento cambia da dollaro in euro. Potremmo voler rappresentare questi dati all'interno di un grafico. Il grafico che più si adatta a rappresentare questi dati è ovviamente il grafico azionario che troviamo nelle ultime versioni di Excel. Se andiamo in Inserisci, tra gli altri grafici vediamo che abbiamo diverse tipologie di grafico. In questo caso seleziono la seconda tipologia che presenta i dati nell'ordine in cui li ho inseriti: apertura, massimo, minimo e chiusura. Selezionando questo grafico verrà automaticamente alimentato sulla base dei risultati della funzione cronologia azioni. È importante sapere che anche se il grafico si estende fino alla riga 5000 in questo caso, se vado a modificare il periodo di riferimento, ad esempio selezionando come data d'inizio il 1 gennaio del 2022, il grafico si adatterà al range che presenta dei dati anche se diciamo l'intervallo continuerà a puntare fino alla riga 5000, perciò è bene magari creare il grafico partendo da un intervallo molto lungo per poi restringerlo. Diverso invece se andassi a selezionare come prima data il 1 gennaio 1990, in questo caso la funzione cronologia azioni mi restituisce le informazioni e il grafico si andrebbe a fermare alla riga 5590 e dovrei andare ad adattare io l'origine del dato oppure ricostruire il grafico. In questo caso ci accontentiamo delle informazioni relative al 2022, vediamo, abbiamo il nostro grafico azionario e sarebbe carino disporre di un titolo che presenti l'informazione, la descrizione del titolo e il periodo di riferimento. Per farlo dobbiamo andare a comporre il nostro titolo con una funzione di testo che ci permetta di appunto di specificare la descrizione da data d'inizio a data di fine. Per poter richiamare queste informazioni in modo più agevole andiamo a nominare le celle. In questo caso la cella 1 la nominiamo azione, la cella B1 la nominiamo data inizio e la cella C1 la nominiamo data fine. Andiamo a comporre il nostro titolo, ci spostiamo nel foglio convalida e dobbiamo utilizzare una funzione di ricerca, la funzione cercavert, per ottenere l'informazione relativa alla descrizione corrispondente al ticker selezionato. Andiamo quindi a inserire cerca.vert. Come valore da ricercare dovremo andare a ricercare il valore inserito nella cella che abbiamo denominato azione. La matrice di riferimento è appunto l'intervallo che presenta i ticker e le descrizioni.
Come indice inseriamo 2 in quanto vogliamo che ci restituisca la descrizione che è presente nella seconda colonna del nostro intervallo e vogliamo una corrispondenza esatta e quindi inseriamo falso. Dando invio ci restituisce la descrizione del titolo selezionato. A questo dovremo andare ad aggiungere una parte testuale e le date di inizio e di fine. Rientriamo quindi all'interno della nostra formula, inseriamo una E commerciale e inseriamo la parte testuale, aperte virgolette, spazio, trattino, da, spazio, chiuse virgolette. Andiamo a concatenare questo testo, inseriamo quindi una nuova E commerciale con la data di inizio. Andiamo ad aggiungere ancora una parte testuale, A, con gli spazi prima e dopo, chiuse virgolette, E commerciale, data di fine. Dando invio, vediamo che il titolo che abbiamo ottenuto è corretto, semplicemente le date sono espresse in formato numerico. Dobbiamo quindi rientrare all'interno della nostra formula e utilizzare la funzione testo per andare a specificare che data inizio deve essere espressa con il formato GG barra MM barra AA, giorno, mese e anno. Chiusa parentesi. Facciamo la stessa cosa per la data di fine. Dando invio, vediamo che abbiamo ottenuto il nostro titolo. Andiamo a nominare la nostra cella, appunto, titolo, in modo da poterla richiamare più velocemente. Sui nuovi grafici, come il grafico azionario, vediamo che se selezioniamo la casella del titolo, non è possibile collegarla ad una cella. Ad esempio, volessi collegarla alla cella A1, vediamo, mi restituisce un errore, è una sorta di bug presente nei nuovi grafici di Excel. In questo caso perciò dovremo operare nel seguente modo. Eliminiamo il titolo del grafico, andiamo a ridurre leggermente l'area del grafico per lasciare spazio al titolo e inseriamo una casella di testo all'interno del nostro grafico. Andiamo appunto a selezionare la casella di testo che andremo a collegare appunto alla cella che abbiamo chiamato titolo. Dando invio vediamo che viene presentato il nostro titolo che possiamo andare a formattare e in questo modo se andiamo a modificare l'intervallo di date o il titolo selezionato il titolo si andrà ad aggiornare di conseguenza. In questo modo abbiamo utilizzato la funzione cronologiazioni per andare a recuperare i dati del titolo Ferrari e costruire il grafico azionario riferito al periodo appunto che abbiamo selezionato. Un altro modo di utilizzare la funzione cronologiazione è quella di sfruttarne le funzionalità di matrice dinamica. Se ci spostiamo ad esempio su questo foglio, vediamo che sulle righe abbiamo una serie di titoli con i relativi ticker e delle date di riferimento. Vogliamo andare a recuperare l'informazione della quotazione di chiusura per queste date, ovviamente per questi titoli. Possiamo inserire la funzione cronologia azioni lavorando sugli intervalli, perciò come primo argomento selezioniamo l'intervallo che presenta tutti i diversi ticker. Come secondo argomento start date andiamo a selezionare le intestazioni di colonna. Come terzo argomento omettiamo l'end date in quanto vogliamo che coincida con la start date. Come quarto argomento, anche in questo caso, lasciamo il default giornaliero. Andiamo a dire che in questo caso non vogliamo alcuna intestazione, quindi inseriamo 0 e come informazione abbiamo detto che vogliamo appunto l'informazione della quotazione di chiusura e quindi inseriamo 1. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che ci viene restituita l'informazione relativa alla quotazione di chiusura dei diversi titoli. Sul 30 di aprile 2022, che con ogni probabilità si tratta appunto di una domenica o di un sabato, in cui il mercato era un sabato, il mercato azionario era chiuso, la funzione restituisce l'errore valore. Se vogliamo evitare appunto che ci venga restituito l'errore, possiamo andare a utilizzare la funzione se.errore e specificare che cosa deve restituire la funzione nel caso in cui vada in errore. In questo caso potremmo dire, tra virgolette, non disponibile. Chiudendo la parentesi e dando invio, vediamo che appunto quando non è disponibile la quotazione non restituisce più l'errore valore, ma appunto quanto abbiamo digitato non disponibile. Notiamo
La formattazione. I titoli sul mercato americano che sono quotati in dollari presentano una formattazione valuta dollaro, quelli sul mercato italiani presentano invece come valuta l'euro. Questo avviene in automatico come impostazione della funzione cronologia azione. Se vogliamo andare a modificare l'informazione ottenuta e non avere la chiusura, ma avere ad esempio il prezzo d'apertura, il massimo, il minimo, il volume scambiato, dobbiamo andare a modificare l'ultimo argomento della nostra funzione. Qui, dove abbiamo scritto 1 per chiusura, dovremmo ad esempio scrivere 2 per l'apertura. A questo scopo abbiamo creato un intervallo all'interno del foglio convalida in cui per ciascuna delle informazioni richieste viene abbinato il codice 1, 2, 3, 4 e 5. Questo intervallo è stato nominato proprietà e quindi possiamo semplicemente andare a sostituire l'argomento proprietà 1 della nostra funzione cronologia azioni con una funzione cerca.vert, dove il valore da andare a ricercare è appunto quello selezionato all'interno della cella C1, la matrice in cui ricercarlo è la matrice proprietà che abbiamo appunto inserito all'interno del foglio convalida, l'informazione da recuperare è quella presente nella seconda colonna, ossia il codice, e anche in questo caso vogliamo una corrispondenza esatta e quindi inseriamo falso. Chiudiamo la parentesi e diamo invio. Vediamo appunto che nel caso della chiusura continua a restituire il dato, ma adesso possiamo andare a selezionare l'informazione che vogliamo ci venga restituita. Massimo, minimo, oppure ad esempio il valore di apertura. Un'ulteriore applicazione di cronologia azione è quella di recuperare il cambio delle valute. In questo caso i dati devono essere espressi utilizzando il codice della valuta rapportata alla valuta di cui appunto vogliamo ottenere il cambio. In questo caso franchi svizzeri rispetto all'euro, l'euro rispetto al dollaro, il dollaro rispetto all'euro e anche le criptovalute, il bitcoin rispetto all'euro. Come possiamo andare a alimentare questo schema ottenendo le informazioni di apertura, chiusura, massimo e minimo? Incominciamo ad ottenere l'informazione di apertura. Utilizziamo la funzione cronologia azioni. Come stock titolo andiamo a selezionare la sigla dei cambi, anche in questo caso lavorando sull'intervallo B3-B6. Come start date andiamo a selezionare la data che potremmo andare a modificare all'interno della cella C1. End date non specifichiamo nulla. Intervallo lasciamo il default. Anche in questo caso diciamo nessuna intestazione, quindi inseriamo 0. E come Properties, in questo caso andiamo a specificare che vogliamo l'informazione relativa all'apertura e quindi inseriamo 2. Chiudendo la parentesi, dando invio, ci restituisce il cambio delle diverse valute al giorno selezionato e se modifichiamo la data, ad esempio al 31 di maggio, vediamo che appunto i diversi cambi vengono aggiornati con il cambio di apertura. Se selezioniamo una domenica, ad esempio il 29 di maggio, per evitare che restituisca valore, possiamo anche in questo caso utilizzare la funzione SEErrore e specificare appunto che in caso appunto che il dato non sia disponibile, la funzione debba restituire non disp. Come facciamo ad ottenere l'informazione di apertura, chiusura, massimo e minimo? Se rientriamo all'interno della funzione e al posto di 2 andiamo a selezionare questo intervallo e diamo invio, non abbiamo l'informazione. Andiamo a selezionare una data che presenta dei dati, ma vediamo che anche mercoledì 1 giugno non restituisce nessuna informazione. In quanto non possiamo inserire questa intestazione apertura, chiusura, massimo e minimo, ma dobbiamo inserire i diversi codici corrispondenti ai diversi dati. Potremmo utilizzare un intervallo d'appoggio, ad esempio inseriamo una riga, all'apertura corrisponde il 2, alla chiusura corrisponde l'1, al massimo corrisponde 3 e al minimo corrisponde 4. Se al posto di puntare sulle intestazioni puntiamo sui codici numerici, dando invio, vediamo che otteniamo il risultato desiderato. Ma se non vogliamo utilizzare un intervallo d'appoggio, possiamo andare a inserire direttamente la matrice all'interno della nostra formula. Al posto di andare a inserire C2 F2 come riferimento,
dobbiamo inserire una matrice manuale all'interno della nostra funzione. Per farlo, cancelliamo il riferimento all'intervallo e andiamo a inserire una parentesi graffa con Ctrl-Alt-Shift parentesi quadra. Andiamo a inserire diversi codici separati da un backslash, 2 backslash, 1 backslash, 3 backslash, 4 e chiudiamo la parentesi graffa. Dando invio, vediamo che la funzione continua a restituire il risultato, ma il nostro intervallo d'appoggio non è più necessario. Adesso possiamo andare a modificare la data di riferimento ottenendo i cambi delle valute alla data che desideriamo. Allora, cosa ne pensate? La funzione cronologia azioni apre davvero nuovi orizzonti. Abbiamo visto come deve essere alimentata, l'abbiamo utilizzata per alimentare un grafico azionario e poi, grazie al nuovo motore di Excel, possiamo sfruttare l'opportunità di lavorare sugli intervalli in modo semplice, veloce ed efficiente. Insomma, anche in questo caso Excel ci permette di risparmiare un sacco di tempo e ridurre il margine di errore. In questo caso abbiamo utilizzato i ticker per individuare il titolo di riferimento, ma avremmo potuto puntare su celle alimentate da tipi dati azionari. Se non sapete che cosa sono, vi inserisco il link al video in cui ne parlo qui nelle schede di YouTube. Ricordo a tutti gli abbonati livello cartella e superiore che il file che ho utilizzato per questo tutorial è disponibile per il download cliccando sul link che trovate in descrizione. Se non sei abbonato, valutane la possibilità. Un piccolo contributo può davvero rendere grande questo canale. Ci sono tantissimi modi per rimanere aggiornati su tutte le novità e sui prossimi tutorial. Potresti iscriverti a questo canale YouTube senza dimenticarti di attivare le notifiche. Oppure iscriviti alla pagina Facebook Utilizzo professionale di Microsoft Excel. Se preferisci Telegram puoi aderire al canale Utilizzo professionale di Microsoft Office. Infine, da poco, in via sperimentale, siamo anche su TikTok con il profilo UPMS Excel, Utilizzo professionale di Microsoft Excel. Insomma, abbiamo tantissimi modi per rimanere in contatto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo tutorial. Un saluto da parte mia, Emanuele Vietti, e da tutto lo staff di Esperta. Alla prossima!